Tra il maggio 1915 e il novembre 1918, milioni di uomini in armi vissero, combatterono e morirono nelle trincee della Grande Guerra. Ma non fu l'unico esercito impegnato. Un altro, più silente, combatté una guerra diversa, certamente meno cruenta, ma altrettanto lungurante e faticosa, in quel grande campo di battaglia che fu il fronte interno, l'esercito delle donne. Il Novecento ci mette molto a spuntare. Lo fa il 28 giugno 1914, quando tre pistolettate dell'irredentista Gavrilo Princip uccidono in un solo colpo l'arciduca ereditario d'Austria, sua moglie e tutto l'Ottocento. In pochi mesi, prima l'Europa e poi il mondo intero, sprofondano nella più grande guerra che si sia mai vista in Europa. Ma come sappiamo, per un anno l'Italia sta alla finestra. Intanto interventisti e neutralisti si scontrano sempre più ferocemente. Ed anche le donne si dividono. Quelle dell'alta borghesia sono entusiaste della guerra perché la loro classe sociale vede enormi vantaggi con un conflitto. Ed inoltre perché i loro mariti in guerra, quella vera, non ci andranno mai in quanto direttori, tecnici, politici o alti ufficiali. Le donne dei ceti inferiori invece sono restie all'ipotesi di un conflitto, perché sono donne pratiche ed equilibrate, segnate dalla lotta per la sopravvivenza in posti dove il cibo scarseggia e le case sono umide e miserabili. Quando cominciano a tuonare i cannoni, gli uomini partono per il fronte e centinaia di migliaia di donne restano a casa con migliaia di figli. Ma la macchina produttiva del paese ha bisogno di nuove braccia. I posti di molti operai rimasti vuoti devono essere coperti da chi resta e non andrà mai al fronte, le donne. Così migliaia e migliaia di donne diventano tassiste, cancelliere di tribunale, telegrafiste, cantoniere, barbieri, boscaiole, impiegate amministrative, direttrici d'orchestra, trambiere e tanto, tanto altro ancora. Durante la guerra in Italia, così come negli altri paesi, le donne sostituiranno gli uomini in ogni settore dell'economia e della produzione. Nel 1918 il 75% dell'economia sarà in mano femminile. Tuttavia, le donne italiane, diversamente da quelle inglesi, francesi e tedesche, continueranno ad essere pagate meno degli uomini e ad essere guardate con sospetto ed ostilità per aver invaso campi tradizionalmente maschili. Allora la Grande Guerra può essere anche letta come una piccola, grande storia di donne, una storia di contraddizioni e di ambiguità. Una storia di operaie, di contadine, di impiegate, ma anche di prostitute, di manovalanza al fronte, di croce rossine, di madri e mogli lavoratrici. Thank you.
l'infermiera è una missione, non una professione. Una missione supremamente femminile, di carità, di abnegazione, di amore, che nulla toglie ad ognuna di noi quel sano e puro femminismo, che reclama alto e forte il diritto di compiere il proprio dovere. È giunto il tempo di chiederci a che serve si facciano corsi seri e gravosi di infermiera, 3 anni di studio e 2 di tirocinio pratico negli ospedali, se neppure questo diploma basta a persuadere i nostri uomini che là, ove ci sono feriti e malati, è il nostro posto. L'infermiera di vocazione sa essere semplicemente una mamma, anche con ragazzoni che hanno quasi la sua età, e riesce a compiere le più umili bisogne con quella prestezza di mano, con quella delicatezza di modi, con quella semplice affettuosità che ispirano una confidenza rispettosa e placano ogni allarme di pudore. Non sono più un uomo e una donna uno di fronte all'altro. Sono due creature, unite nello stesso spirito e nello stesso sentimento. Mentre l'una dà, l'altra riceve con cuore puro il più ineffabile dei doni, la carità. Li vedevo migliorare di giorno in giorno.
noi si facevano buoni pronostici per tutti, eh? Quando l'altra sera quello che era meno grave mi è morto fra le braccia, dissanguato. Fra la vita e la morte è rimasto per 4 minuti. 4 minuti di agonia. 2 parole. Muoio. Muoio. Poi un rigurgito inesauribile di sangue, la paralisi cardiaca, l'immobilità. Sono rimasta intrisa del suo sangue. Io mai ne avevo visto tanto e sentito l'orrore sulle mie vesti e sulle mie mani. Tutto quello che era l'impulso del suo corpo era sparso in un'immonda pozza orrida. Chi? Chi potrà descrivere lo spettacolo orrendo? Macabro addirittura. 110 esseri dei quali ci si domandava sono creature umane, mostri, pezzi di carne bruciata. Togliendo le bende, le carni cadevano a brandelli, in parte già putrefatti, e maschere nere, definibili e mostruose, coprivano per lo più giovani volti di 20 anni. Dalla testa prima di capelli e piedi erano tutti brandelli di carne e di piaghe immense. Le facce invece, tutte una crosta nera. Solo dopo parecchio tempo questa scorza venne via tutta intera come una maschera. Eppure capricciate. Cagionate dalle materie infiammabili che avevano respirato. Eppure ci si deve abituare a tutto. Ai piedi mutilati a forma di piedi equini, ai monconi, alle ulcere di ogni genere, ai decubiti che lasciano a nudo le ossa sacrali. Ci si abitua ai gemiti, alle lacrime, alle grida, alla rabbia. Ci si abitua a sentir parlare solo di malattie, di operazioni, di morte e di dolore. Ci si abitua all'ospedale. Perché questa guerra terribile che dura da anni non accenna a cessare. Tutti gli orrori, gli strazi, le mutilazioni, tutti i terribili residui di questa guerra, come una spirale enorme, si sono attorcigliati a me e non mi lasciano più alcuno spiraglio di luce. Non ho più nulla a che aggrapparmi. Eroismo, patria, gloria, sono parole senza senso. Come monetine di rame che fanno molto rumore, ma pago un poco. Mi stringe una pallida cerchia di esseri inerti. E io non posso, e nessuno può resuscitarli alla vita. Io non ne posso più. E maledico la guerra, maledico il destino, maledico quelli che l'hanno voluta, quelli che l'hanno preparata, provocata. Basta! Basta sangue! Basta pus, basta strida, basta morte, basta lacrime. Tutta la nostra giovinezza si ribella, si rivolta disperatamente. La nostra anima, nei giorni avanti come impietrita, abbrutita dall'angoscia, ora si ridesta in noi e prorompe con violenza cieca, ostile, contro tutto e contro tutti. Poi ci assale come un desiderio di fuggire, di morire. Da qui a 100 anni, quando ritroveranno nel Zappata Terra i resti dei poveri soldati morti, ammazzati in guerra, pensate un po' che morta nozzo d'osso, che fricandò tedeschi scapperà fuori dalla terra smossa. Saranno eroi tedeschi, francesi, russi, inglesi, di tutti i paesi, o gialla, o rossa, o nera, ognuno avrà difeso una bandiera. Qualunque sia la patria, o brutta o bella, sarà morto per quella. Quante creature buone conobbi lì dentro, quante emozioni ho provate.
Sono degne di nota di quelle del 1916, delle quali il mio notest di appunti e di date è rimasto prigioniero insieme a tutti i miei indumenti universitari all'ora della ritirata. Malgrado l'incidente toccato al mio diario, non potrò mai scordare che venne affidato alle mie cure un giovane soldato, al quale una scheggia di granata aveva troncato la gamba sinistra in malo modo da essere dichiarata la sua vita in pericolo. Presi a curarlo tanto a buon partito che solo lo lasciavo quelle ore in cui era vietata all'infermiera rimanere in ospedale. La terza mattina lo trovai in una sala di isolamento. Era gravatissimo, eppure conservava quella lucidità di mente che incute tanta pietà in un morente. Al mio apparire sorrise, volle avvicinarsi a lui e mi domandò a bruciapelo, piantandomi due occhi di intelligente in faccia: perché mi hanno messo qui solo con un piantone? Beh, perché qui siete meno disturbati e potete guarire più presto. Io voglio tornare lassù a vendicare la mia ferita. Dite loro che non morro e non voglio morire. Ma che idee che vi turbano! Lo sapete bene che il buon umore aiuta la guarigione. Animo dunque! E un cucchiaio di cognac che dell'altro ghiaccio. Verso mezzogiorno era la fine. Mamma! 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 Mamma gridava ogni tanto. Mi aveva afferrato la mano e non me la lasciò più. Passò così all'altra vita senza accorgersene. Non un grido, non un lamento. Sorridente sempre. Forse riconoscente per le carezze materne che gli prodigavo. L'impressione della mia mano stretta fra le sue, come in una morsa. Brucianti per la febbre prima, tiepide poi e gelide infine. Fu la medesima come se la morte avesse colpito me stessa. Quel giorno pianto e poi mai più. Forse perché questo è il primo caso toccatomi, in seguito quanti non me ne succedettero. Curiosi quei 12 giovanotti ricoverati nella sala numero 3, tutti chi più chi meno allegri sempre. Andavo a fare la pulizia dei loro pochi piedi rimasti e un buffone, e non scorderò mai il nome di Chechè, mi buttò in faccia questa sua spiritosa quanto filosofica sortita nel più gretto dialetto bellunese. Ho fatto il conto di quante gambe abbiamo. 11. Sì, però noi siamo 12. L'Austria potrà portarci via anche una gamba, o tutte e due, ma non potrà mai portarci via il nostro patriottismo. E viva la guerra! Diedi ad ognuno una sigaretta. Arrivata a quello mancante degli arti inferiori e fatalmente anche degli arti superiori, mi avvicinai al suo lettino e gli feci assaporare a piccole boccate una profumata sigaretta marca d'oro. Mi sono rimasti solo gli occhi. Sono fortunato. Così potrò rivedere la mia famiglia. Dove? Dove trovare anime più grandi che fra i soldati dell'esercito? Solo chi ha vissuto poche settimane in un ospedale da campo potrà farsene un'idea. Il mio entusiasmo non aveva limiti per quegli umili eroi. Avevo erudito da loro la massima rassegnazione. Quante saranno le contrarietà della mia vita? Tutto sarà nullo o per poca cosa al confronto. Sala di meditazione, ove gradatamente le ferite bene curate andavano cicatrizzando con vivo rallegramento di quei giorni. E non escludo la sala di chirurgia. Quanti prodigi di scienza non si sono operati colà, dei miracoli di natura svoltisi da intelligenze non comuni. E il mio capo reparto, uno specialista oculista, cosa non ha fatto quell'uomo? Un vero angelo in terra, mandato dal cielo a ridare la vista agli urbani. Arrivavano dei giorni certi ammassi in forme di carnumani in barella, colpiti da capo a piedi dallo scoppio di una bomba. E per analizzare la loro gravità ci voleva un esame particolare. Il mio capo reparto, a tal vista, osservava scrupolosamente gli occhi. E se il caso si presentava sotto un cattivo aspetto, tentennava un po' con la testa e mi sortivo talvolta a dire: qui bisogna.
fatto. Io assistevo all'operazione, ma come questa venisse compiuta io non lo so spiegare, perché incompetente in materia. Vedevo bensì realizzarsi un atto di potenza soprannaturale, il notte stava il ferito stesso, rinato da quelle sapienti mani solo dopo qualche settimana di cura ospedaliera. E quanti ancora non sarebbero i casi da menzionare? A quante operazioni non ho potuto assistere in un ospedale da campo? Con quanto rammarico ho dovuto lasciare quel grande fabbricato delle capacità di 1500 letti. Avrei voluto portarmelo via in ospedale. Ho dovuto lasciarlo là in mano a Barbara. Tutto vuoto per fortuna, tutta gente salva. No, non tutto. Un angelo di infermiera è rimasta. E perché? Forse perché è dotata di una bontà che la distingue. Non avrà voluto lasciare i suoi quattro malati gravi, tutti trasportati all'ospedale civile. Lei è rimasta. Forse a guerra finita sapeva il mistero di quell'anima buona. Forse. Chissà.
scoricarlo, con la speranza nel cuore che ciò che si vociferava fosse falso. Eravamo nel più profondo sonno quando sentimmo urla, pianti, singhiozzi e un grande schiamazzo di voci venire dalla strada. Il podestà aveva ordinato di partire. L'indomani mattina alle 11 dovevamo trovarci tutti alla stazione di Rovereto, pronti a salire sui carrozzoni ferroviari. Svegliateci in fretta, cercavamo di prepararcela meglio, di avere qualcosa per il viaggio. Ciascuno con un bagaglio consistente in poca biancheria e qualche vestito, ma era così tanta la confusione, la disperazione e l'angoscia che finimmo col prendere una cosa non affatto necessaria al posto di una utilissima. Poi uccidemmo i conigli e le galline e li cucinammo per avere qualcosa da mangiare durante il viaggio. Gli animali li lasciamo di me. Tutte le nostre cose più preziose e necessarie le chiudemmo in cantina con doppio catenaccio, con la speranza di ritrovarla al nostro ritorno. Il rombo continuo dei cannoni! Quale tuono assordante! Metteva in me una certa paura e una grande, immensa tristezza. Il nostro cammino mi guardava con tanto d'occhi come mi dicesse di non lasciarlo. Il gattino mi avvolando mi veniva intorno. Il pattino rosso nella sua rabbia urlava squarciagola. Era inutile, io dovevo andare, dovevo lasciare la mia casa. Così presi le mie poche cose e me ne andai con il cuore straziato. Erano circa le 8:30 del mattino del 24 aprile 1915. Chi non ha veduto la confusione che regnava quel giorno alla stazione non può certo immaginarlo. Lardi erano riuniti tutti i paesi del distretto di Rovereto. Ad ogni ora partiva un treno carico di persone, più di partivano e più la piazza si riempiva di gente. Vi erano bambini che piangevano e gridavano per la fame. Vecchi che stavano male, donne che dovevano partorire e tutti senza distinzione. Ci siamo dovuti sdraiare a terra e aspettare per lunghissime ore il nostro turno senza ricevere nemmeno una tazza d'acqua per tutta la notte. Noi eravamo con i nostri parenti nella speranza di partire tutti assieme. Le guardie erano sul portone della stazione e facevano introdurre circa un centinaio di persone alla volta. Tutti si bisticciavano per voler essere i primi, altri piangevano perché avevano smarrito qualche bambino o qualche fagotto, altri gridavano, altri ancora caduti a terra, svenuti, sembrava il finimondo. Dopo ore interminabili di attesa, in piedi sotto la pioggia, stanchi, sudati, finalmente il nostro treno arrivò. I nostri parenti buttavano sul vagone precedente. Il treno fischia, si muove, per dove? Chi lo sa, siamo svagonati come le bestie. E siamo stati in viaggio per alcuni giorni. Poi ci hanno messo in mezzo a gente tedesca e non capivamo una parola di quello che dicevano. Ci sono stati quelli che furono trattati bene, ma i più furono trattati barbaramente. Furono messi a dormire in mezzo alla sporcizia dei maiali senza una coperta. E non potevano farsi intendere perché nessuno li capiva. Il treno si fermò di fronte a una vasta prateria. Ci fecero scendere in fretta, attraversavo un lunghissimo prato. L'oscurità della sera era già calata e la strada sembrava interminabile. Si proseguì finché non si scorse una grande fabbrica. Quella sarebbe stata la nostra dimora. Ci avevano preparato delle baracche. L'accampamento è composto da 100 baracche. Ogni baracca ha 10 stanze e in ogni stanza ci sono circa 16 persone. All'entrata un militare al posto di guardia. Più giù lo fanno trofio. A destra la fabbrica per i calzolai e a sinistra due grandi baracche adibite al magazzino.
Bisognava fare, quindi bisognava sparagliare. E che
Cioè, che vuol dire? Risparmiare! 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 E non so se la faccio più, però! C'è idea che vuoi ancora? Sto alla mandolina! Cucina non picca, va? Ogni tanto viene mia sorella a darmi una mano, ma il cibo è comunque poco.
L'altra notte mi sono svegliata con l'intenzione di scriverti una lettera e i ragazzi, svegli prima di me, mi chiesero subito cosa stessi facendo. Io dissi loro che volevo scrivere a papà e loro vollero aiutarmi subito. Vedessi come sono cresciuti. Parliamo sempre di te. Ieri è venuto di nuovo un carabiniere a casa che mi ha detto: il vostro sposo dove si trova? Ed io: è prigioniero. E lui: no! Non è prigioniero, è disertore. Alla fine della guerra non potrà tornare in Italia perché verrà fucilato. Sarebbe stato meglio che mi avesse dato una pugnalata al cuore invece che dirmi quelle parole. Perciò, mio amatissimo sposo, se riconosci com'è il fatto, allora alla fine della guerra farai la volontà di Dio. Se invece quello che si dice è una bugia, perché credo che lo sia, allora quando termina la guerra tornerai in Italia come tutti e ti difenderai da queste accuse. Caro mio, in quanto al mio sussidio non posso invece dirti nulla sino a domenica. Spero tanto che arrivi presto, perché dei giorni è veramente difficile trovare da mangiare. Comunque tutto quello che riesco a raccimolare per il bene e la salute del tuo figliolo prima di tutto. Che dispiacere ho nel cuore d'essere lontana da te. Tommaso! Un piacere ti chiedo. E credo che non me lo negherai. E il piacere che ti chiedo è di spedirmi un tuo ritratto che mi farebbe proprio tanto piacere di vederti. E vedi come stai conciato da soldato, è chiaro. Ah! Però se me lo mandi te prego di fatelo piano in una posizione gagliarda. Che lo sai, ma che mi piace proprio tanto sto fatto che indossi la divisa come un soldato. E poi lo sai, mamma, che quando te metti che hai gambe incrociate a me proprio mi fai impazzire. E se te siedi per terra col cappelletto di lato mi fai 100 volte più felice. Perdonami queste mie parole, Tomà, ma tanto si sa che tu piaceri per tua moglie non ne fai. Perché te l'ho già mandata di una volta. Ma non mi sembra che me l'hai fatto il piacere di spedirmi il tuo caro ritratto. Presto verrà in licenza, così dicono dal comando superiore, io non vedo l'ora di abbracciarti. Ho paura però che non farò in tempo. Presto verranno a prenderci tutti, così si condurre il paese, ma io non voglio crederci. Oppure per i nostri figli, oppure di non vederti mai più. Dove ci porteranno? Nessuno lo sa. Ma non preoccuparti, se anche dovesse accadere, sarò forte, amore mio. Porto dentro di me il tuo ricordo e questo basterà a non farmi sentire mai sola. Basta, passiamo ai saluti. Ti abbraccio e ti bacio io fortemente al mio seno. Ti do la 1000 baci il nostro caro figlio e ti abbraccia fortemente la nostra cara mamma. Tua amata sposa, Raffaelina. Ti bacio e spero venire una tua lettera o notizia dal fronte che tramuti la nostra angoscia in rinnovata speranza. La tua amata Lilli. Sì, le mie lettere non t'annoiano, te prego di scrivermi sovente. Baci da noi tutti e abbracci da tua moglie Cicchina Bussi. E farei qualunque sacrificio per te, ma nulla in realtà posso fare per farti tornare. Tua Adelina. Quando ero più ciurita,
Mia madre mi diceva sempre che per quanto scacciavo nella pancia era sicura che fossi un maschietto. Mi dovevo chiamare Tony. E invece uscì una bambina con gli occhi scuri e i capelli neri. Letizia mi chiamo, 20 anni ho. Da piccola c'erano due cose che proprio facevo sempre. Correvo e cantavo. Vivo, cascia moneta che sta piccerita, Letizia di nome e di fatto, Me lo diceva sempre mia nonna Lucia. Contadina era, E lei che mi ha insegnato a fare l'orto, a fare l'olio, a far crescere le arance. E i pomodori? Sì, ma quelli rossi, Quelli che sanno di buono. Letizia, ma come fare con te, Cambiare un mascolo! Ora sei grande, da trovare un obietto picciotto assessemato, ciavagliatori, o una porta roba nereggia. A così dopo fa la signora. E piccirete, E piccirete la da pesce buoni. Vabbè, ma chi se ne preoccupare perché tanto ti aiutavo noi, perché mia. Da maritare presto però, perché se no passano avuto 5 o 6 anni e non tutte vuole più. Adesso sei bella. Mamma, ma che dici? Ma chi sono matrimonio, matrimonio? Ancora presto per pensare a queste cose. Io ce l'ho a maritare, deve essere per amore. E l'amore l'ho trovato. Cioè, è stato lui, a cercare a me. Michele. Ma io dico, ma proprio di un soldato mi dovevo innamorare? Ma quella forse però è proprio la guerra che non è che si sposa tanto bene con l'amore. Dovrebbero fare una legge che bandisce l'amore da tutti quanti durante la guerra. Tu immagini? È permesso una licenza amorosa solo durante gli armistizi. Pure la serenata mi fece. E vedessi che ci fece subito simpatia, E mi scrisse lettere su lettere dicendo che aveva intenzioni serie. Io? E all'inizio facevo la cura, ci dissi mica in balsaccia. E volevo vedere se mi voleva bene davvero. E lui? Sì, mi voleva bene davvero. Maggio 1915. L'Italia dichiara guerra all'Austria. Michele viene chiamato a combattere al fronte. Nel Friulano Carsico, per la precisione. Io non sapevo nemmeno dove fosse il Friuli. La mia vita cambiò radicalmente. Perché in questa guerra furono chiamati a combattere anche mio cugino, mio zio, mio padre e mio fratello Giovanni, che aveva solo 20 anni. Furono chiamati più giovani e meno giovani. Bastavano solo più corpi possibili per prepararsi al massacro. Le condizioni della mia famiglia non ci permettevano di vivere dignitosamente. Era una lotta quotidiana contro la fame e la miseria. Allora io ci scrissi una lettera a Michele e dopo pochi giorni ricevetti posta. Mi sono tanta la gioia, corsi a prenderla, aprì la busta e... Con amara delusione mi dichiarò la mia lettera. Tornate indietro perché i soldati avevano cambiato posto. 3 mesi di silenzio. Ma i soldati non si sapeva mai dove si spostavano. Era normale durante la guerra, mi dissero. Licenza, neanche a parlare. E a noi donne? Che cosa ci resta? Dobbiamo piangere o rimanere immobili? Ed il nostro posto è a casa, a soffrire in silenzio con dignità. Aspettare, me lo disse mia madre. Io allora presi il primo treno per il nord e raggiunsi a Maria, la mia cugina del nord. A mia madre si spezzò il cuore quando vide che io c'ero salita davvero su quel treno. Io andavo a prendere il mio posto, a compiere il mio dovere come lo compivano quei poveracci lassù, perché io fermo ad aspettare non ci potevo stare. Sì. Cosa potevo fare? Non lo sapevo. Ma quando arrivai, Maria mi disse che insieme ad altre donne di Dimao, Cleus e Carma portavano i soldati, le viveri, i picconi, i badili, insomma tutti i generi di prima necessità, fino quasi alle prime linee. Salivano con leggere gomme, di notte e di giorno. Io divenni una di loro. Salivo fino alle trincee, tutti i giorni mi facevo 2 o 3 ore di montagna. Quando eravamo stanche, ci accampavamo.
ormai la mia prima sigaretta. Ero con Maria, Narda, Maddalena. Quanto coraggio in quegli occhi di donna. Comunque, io in realtà speravo sempre di poter vedere fra quei tanti sguardi di soldati che mi ringraziavano in silenzio il suo sguardo. Ma poi mi dicevo, sei una scema, Lady, lo sai che è impossibile. E allora mi impegnavo ancora più duramente, nella speranza che da qualche altra parte del mondo ci fosse un'altra donna che, come me, ci portava il pane di miele mio. Una mattina, mentre andavamo come al solito verso la Forciata Bramosio, ecco che ad un tratto comincia a grandinare. Sì, ma non era pioggia, no? Erano le pallottole degli austriaci che ci stavano sopra con gli aeroplani. Sembrava che perderanno di freccia come le foglie di formi dei vini. E pallotto la tempesta! Cominciamo a correre, a scappare. Il pane della motore ce l'aveva presa. Quando ad un tratto, senza accorgermi, ecco che d'improvviso mi ritrovo a terra. Un proiettile mi aveva colpito al fianco sinistro, penetrando nell'addome. Rianimata, trasportata in barella fino a Timau e da qui con un'ambulanza nell'ospedale del campo. Non ci fu nulla da fare. La Sicilia, pur essendo la terra più lontana dal fronte, è stata quella con maggior numero di morti. E fra queste, anche io. Sono morta il 15 settembre 1917. Michele mio mi segue qualche mese dopo. Ma io sono fiera, perché io il mio dovere l'ho fatto. Ma c'è una cosa, che ogni notte, da 100 anni a questa parte, quando sento nel mondo di due anime innamorate, divise dalla guerra, io sottoterra mi voto e mi rivoto, sospirando. Alla fine dell'ultima c'erano
dove faceva la fame? La povera gente. Egualmente. Ci sono cose da fare ogni giorno. Lavarsi? Studiare, giocare, preparare la trama. A mezzogiorno. Ci sono cose da fare, Dio. Chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per sentire. Ci sono cose da non fare, ma le diciamo le di notte le fermare le perdette, per esempio la guerra. Dimora è sotto il mio verde. Voi ora siete
ideali. Io la vostra guardiana. Troppo poco guardiana. Amo tanto i soldati, sì, che io sono la madrina di tutti quanti, che le carezze prodigate a qualcuno di voi al posto di soccorso vengano dalla dimostrazione. A voi parlo dalla finestra, non badando al freddo che inizia a farsi sentire. E vi do la buonanotte, con l'illusione mi abbiate a sentire, tanto il pensiero sopravvegliato a me e ai miei posteri. E dormo così vicino a voi soli tranquilli, come mi trovassi dentro una fortezza. Il dì seguente, un nuovo bombardamento. Proiettili di grosso calibro colpiscono il mio paese. Qualche bomba incendiaria compie l'opera di devastazione. Un odore sgradevole inizia per noi alle narici. E così per buona precauzione diedero una maschera contro i gas anche a me. Ero ancora alla mensa quando arrivò mio fratello che non vedevo da 10 giorni e che mi disse... Vieni via, non puoi rimanere qui. Sei in pericolo, bombardano tutto. Io ho il dovere di portarti in salvo. Lo tranquillizzai. Gli feci vedere la mia massima calma. E per accontentarlo, acconsentì di recarmi presso una mia zia. Lo starmene a casa di mia zia però mi metteva di cattivo umore. Io ho la febbre di assistere dall'alto alle goresche operazioni che si svolgono. Il mio posto preferito è l'osservatorio. Preferito da me ancora prima della guerra. Oggi chi mi vuole deve cercarmi lassù. L'artiglieria francese requisisce parte dei locali della nostra nuova dimora. Ma no, sono alleati che portano aiuto a noi. E siano allora essi benvenuti. E furono veramente bene accolti i francesi dagli abitanti della cascina, che glielo dimostrarono in tante maniere.
immensamente distratta. Il mio pensiero volava lontano alle madri che versavano abbondanti lacrime per i figli loro assassinati in guerra e che mai più avrebbero riveduti. Pensavo a quella gioventù spezzata sui campi di battaglia per volontà di assassini coronati. Pareami udire le grida, i gemiti di quei giovani in lotta con la morte, chiamare con voce rauca le persone a loro più care, la mamma, la fidanzata, la sposa. Così, assorta, fui scossa da grida, da una casupola alla destra del deserto sentiero che percorrevo, uscivano grida minacciose unite a pianto. Col pensiero di portare il mio aiuto, giunsi fin sulla soglia di quell'abituro ed in fondo alla stanza nera, affumicata, scorsi una scena commovente. Una povera madre era avvinta con le braccia al collo del figlio che indossava la casacca militare perché doveva partire per servire la patria. Singhiozzando, quella donna gli diceva: figlio, ti prego, non portare a termine il tuo progetto. Se anche il vostro governo dovesse andare in guerra, tu vai e combatti. Dio è buono, la sorte ti arriverà. Mamma, fino a questo giorno io non ho mai assassinato alcuno. Avrei avuto ragione di farlo quando qualcuno mi mise in mezzo alla strada, impedendomi di poter lavorare, di poter supplire ai miei e ai tuoi bisogni. Perché? Perché avevo idee politicamente diverse dalle sue, pur non lo feci. Perché dunque domani dovrei assassinare chi mai mi offese, chi mai conobbi? Ti giuro, madre, che io mai fui un assassino. Ne ero stato domani. Ma tu verrai carcerato e quindi fucilato e io morirò, impazzito di dolore a saperti un traditore della patria! Indignata da quelle parole, da quella madre, confortai il povero giovane e ripresi il mio cammino più mesta che mai, con il pensiero rivolto a quelle madri che incoscientemente crescono i propri figli nei pregiudizi sociali e religiosi.
La donna dovrebbe essere più emancipata. Ad essa spetta impartire ai suoi nati la via del vero, del bello, del giusto. Allorché i suoi bambini le chiedano che cosa sia Dio, la patria, quali siano i nostri nemici, essa dovrebbe ad egli rispondere che Dio è una fantasia d'arte, messa in rilievo dal prete per truffare ed ingannare questo popolo ciarlone, che la nostra patria è il mondo intero e che i nostri nemici non sono gli uomini delle altre nazioni, ma sono tutti gli uomini che ci sfruttano e ci affamano ogni giorno. Se la donna educasse così i suoi figli, non ci sarebbero più tante lotte fratricide. Per le spiagge e per le rive di Trieste suona il gamba, tra giusto la campana. Yeah.